Si parla tanto di crescita personale, ma c'è una confusione in giro enorme. Io mi occupo di crescita personale dal 98, da ottobre 98. Sono passati, caspita, più di 22 anni. All'inizio l'ho fatto per la mia formazione personale e la mia crescita personale. Poi dopo ho iniziato a collaborare con aziende che si occupavano di formazione nell'ambito emozionale, motivazionale e poi pian piano mi sono reso conto che questa era la mia vita e l'ho fatta diventare anche la mia vita lavorativa. Sono contentissimo di una cosa: aumentano le persone che vogliono fare un percorso di crescita personale, ma non sanno da dove iniziare. C'è moltissima confusione e soprattutto non sanno quali sono le prime cose da fare. Magari c'è da leggere un libro, da fare un corso, da contattare un mental coach. Insomma, cosa bisogna fare? Questo video ha l'obiettivo di fare un po' di chiarezza in questo mondo, partendo magari dalla definizione, per poi arrivare a come scegliere un percorso di crescita personale e alla fine ti svelerò, proprio alla fine del video, qual è il percorso di crescita personale top, il numero uno. Sei pronto? Benvenuto in Parere di Coaching! Io sono Mauro Pepe e questa è Vinci con la Mente, una community di crescita personale, appunto. Quindi se ami questi argomenti, questo è l'ambiente giusto per te. Come fare per rimanere agganciato? Metti mi piace, condividi con i tuoi amici. Qua o qui c'è un pulsantino per dire iscriviti al canale YouTube, ma voi puoi seguire anche su Instagram, Facebook, LinkedIn, insomma, dappertutto. In questo video parleremo soprattutto di crescita personale e partiamo dalla definizione. La crescita personale è un percorso di cambiamento mirato al miglioramento di se stessi e dello sviluppo di abilità specifiche in una o più aree importanti della propria vita. Insomma, cerchiamo di capire bene. È un percorso di cambiamento, cosa fondamentale, cambiamento di cosa? Convinzioni, identità, mindsetting, quindi la propria mentalità, cambiamento di conoscenze e abilità, cambiamento e di abitudini. Se un percorso non ti porta a cambiare delle abitudini, hai imparato solo quattro cosettine teoricamente. E poi il vero percorso di crescita personale porta a una trasformazione interiore, interna. Infatti, il punto di forza del mondo Vinci con la Mente sono i percorsi trasformativi. Percorsi trasformativi significa che un 20-30% è teoria, il resto è applicazione pratica e percorrere proprio questo percorso, cioè camminare all'interno del sentiero che ti porta alla persona che vuoi essere. Questo percorso trasformativo è la parte più importante di un percorso di crescita personale. Spesso il percorso di crescita personale è mirato allo sviluppo di abilità specifiche. Se non sviluppi nuove abilità specifiche, non è un vero e proprio percorso di crescita personale. L'offerta oggi è enorme, trovi di tutto, ma di tantissime cose e c'è una confusione in atto esagerata, perché purtroppo molte dell'offerta è fuorviante, perché si è etichettata come crescita personale, ma non lo è. Ad esempio, ti faccio un po' di esempi. Tutta la crescita relativa alla motivazione fine a se stessa non è crescita personale. 2. Tutto il mondo della legge di attrazione o tutto quello che ne è derivato non è crescita personale. Al di là se funziona o non funziona, c'è una diatriba aperta. Secondo me ha poca sostanza più che altro, ma comunque non è crescita personale perché non ti porta a sviluppare delle abilità specifiche in un'area. Questo è fondamentale da capire. Oltre, non ti fa fare un vero percorso di trasformazione dalla persona che sei alla persona che vuoi essere. Poi le filosofie di vita non sono percorsi di crescita personale. Questo è importante. La filosofia di vita può creare un codice di condotta e non ti nascondo che per me sono veramente, veramente importanti. Quindi la filosofia di vita, ben venga. È straordinaria, ma non è crescita personale perché non ti fa sviluppare abilità specifica. Qualsiasi cosa poi si fermi sulla teoria o solo sul pensiero non è crescita personale, perché la parte principale della crescita personale è azione, 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 azione. Tu fai tante azioni per raggiungere un certo traguardo, per sviluppare una certa abilità. Nelle azioni cadi, ti rialzi, lì stai crescendo molto, poi ricadi, ti rialzi fino a che non sei diventato la persona che vuoi essere o hai sviluppato l'abilità vera che volevi sviluppare. Questa è crescita personale. Andiamo a vedere da dove inizio. Primo passo, in assoluto, sempre, 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 è fare chiarezza. Uno, che cosa vuoi migliorare? Che persona vuoi diventare o addirittura essere? Quali abilità vuoi sviluppare davvero? Oppure quale difficoltà o quale problema vuoi risolvere, quale bisogno vuoi soddisfare e in che modo?
Quando hai fatto chiarezza, hai risposto davvero a queste domande, sai davvero chi vuoi essere, che abilità vuoi sviluppare, a quel punto iniziamo a capire da dove partire. Ma se non hai fatto chiarezza, ogni percorso va bene, c'è confusione, faccio qualcosina, non va bene perché effettivamente non so dove andare. 2. Rivolgiti a una persona che già ha fatto quella crescita. Rivolgiti a una persona che effettivamente è coerente con quello che tu vuoi imparare. Vuoi imparare a cucinare il miglior piatto del mondo? Vai da uno chef che lo sa fare in maniera fantastica. Vuoi imparare a parlare in pubblico? Vai da chi è bravo a parlare in pubblico. Vuoi sviluppare abilità nella gestione delle emozioni? Vieni in Vinci con la mente. Sto scherzando. Vai da chi davvero è coerente con la gestione delle emozioni. In Vinci con la mente diciamo che siamo un po' cintura nera in gestione delle emozioni. Io ci tengo tantissimo. Ognuno dei miei mental coach è stato formato e trasformato affinché sia un ottimo coach nella gestione delle emozioni. Insomma, vai da chi è coerente. Qualsiasi cosa tu voglia imparare, qualsiasi in qualsiasi ambito. Uno dei consigli principali che posso darti è contatta un mental coach preparato e coerente. La parola coerente la sentirei molto spesso pronunciare da me. Perché? Perché è un valore fondante del percorso Vinci con la mente. Una volta che hai contattato un mental coach Vinci con la mente, lui ti aiuterà a fare chiarezza, a porti correttamente gli obiettivi e ti istraderà verso il tuo percorso di crescita personale, quello più adatto a te, quello personalizzato su te stesso. Perché un'altra delle cose fondamentali, fare solamente un corso teorico non ti porterà mai davvero alla persona che vuoi essere. Ci vuole un percorso trasformativo, un percorso che trasforma attraverso il cambiamento e la formazione e l'azione dalla persona che sei alla persona che vuoi essere. Attraverso un percorso. Ora, a fine video, ti avevo promesso che ti avrei svelato il più grande, o meglio, il miglior percorso di crescita personale che puoi fare, soprattutto all'inizio. In Vinci con la mente abbiamo creato un percorso per diventare mental coach e da quando è entrato pure mio fratello nella squadra, finalmente ci sono riuscito a portarlo dentro, abbiamo deciso di creare un percorso di leadership personale e trasformazione un po' per tutti, anche per chi non vuole diventare mental coach, ma che magari ha altri obiettivi nella vita e vuole però ottenere una grande trasformazione e fare un salto di qualità come persona straordinaria. Questo percorso sfrutta il modello Vinci con la mente che ho costruito negli ultimi 7-8 anni e soprattutto sfrutta un principio che poi è il cardine fondante di tutto il modello Vinci con la mente, che prendiamo per mano le persone e le portiamo a essere le persone che vogliono essere attraverso la formazione e la trasformazione. Se sei interessato, contattami, giù qui in descrizione metterò il link per contattare. Ti richiamerà proprio mio fratello Simone, oppure un'altra persona, dipende da quanti contatti arriveranno, e ti spieghiamo qual è il percorso di crescita personale migliore possibile per te. Io mi auguro che questo video abbia fatto un po' di chiarezza in un ambiente molto molto confuso. E soprattutto ricordati una cosa, qualsiasi sia la crescita personale che vuoi fare, parti sempre dalla chiarezza. Non innamorarti o farti affascinare solo da una cosettina. Stabilisci prima cosa vuoi imparare, chi vuoi essere e soprattutto rivolgiti a chi è coerente con un percorso trasformativo. Io da parte mia ti do un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!